Mara venire attaccata. Cosa ha fatto alla famiglia Galeazzi? Susanna Galeazzi, la figlia del compianto Giampiero, si è tolta qualche sassolino dalle scarpe e ha tuonato contro Mara Venier. Nel dettaglio, Susanna ha espresso il dubbio che Mara non abbia voluto veramente bene a suo padre. Ma perché Susanna Galeazzi si è convinta di questo? E presto detto. La giornalista del TG5, ad un anno dalla scomparsa dell'adorato papà, lo ha voluto ricordare sulle pagine di Diva e Donna. Ricordiamo che Giampiero scomparve all'età di 75 anni, il 12 novembre del 2021. Il grande successo di Giampiero non fu legato solo allo sport e alle sue celebri telecronache sportive. Lo ricordiamo anche negli 90 durante le sue partecipazioni a Domenica In, dove si travestiva in mille modi, facendo ridere il pubblico. Qualcuno forse se lo ricorda travestito da topolino o da orso. Insomma, siparietti buffi che però gli erano costate anche parecchie critiche. Ad esempio, l'allora direttore dello sport Marino Bartoletti non fu tenero con Giampiero Galeazzi. Ancora oggi la figlia Susanna ricorda la cattiveria utilizzata da Bartoletti contro il padre. Ed ecco arrivare anche l'affondo verso Mara Venier. A distanza di un anno dalla morte di Galeazzi, Susanna ha il dubbio che la zia Mara non abbia mai voluto veramente bene a suo padre. Un sospetto che nasce dopo aver visto il comportamento della conduttrice di Domenica In, il giorno dopo la morte di Galeazzi. La Venier aveva dedicato una puntata della sua trasmissione a Giampiero. Fin qui nulla di male. Peccato che abbia invitato in puntata Marino Bartoletti e altri personaggi che non erano esattamente amici di Giampiero. Non solo, durante tutta la puntata, la Venier si era mostrata come una vedova sconsolata. Peccato che non abbia rivolto neppure una parola di condoglianze o di vicinanza alla famiglia di Galeazzi. Nemmeno le condoglianze alla moglie di Giampiero. Nulla di nulla. Ecco perché la figlia Susanna è così tanto amareggiata. Nel corso della lunga intervista rilasciata a Diva e Donna, la giornalista del TG5 ha parlato anche di quanto senta la mancanza del suo adorato papà. Di lui le manca tutto, soprattutto la sua voce. Ancora oggi guarda il telefono e attende una sua chiamata. Chiamata che purtroppo non arriverà. Ha poi ricordato l'ultima volta che lo ha visto. È stato una settimana prima della sua morte. Giampiero si trovava nella clinica di riabilitazione, dove stava curando il suo ginocchio. Quel giorno era felice, ha ricordato Susanna. I medici gli avevano detto che poteva ricominciare a camminare. Peccato che il destino abbia avuto in serbo altro per lui. È morto dopo pochi giorni, a causa delle complicanze di una grave forma di diabete, di cui soffriva da tempo. La nostra Susanna può essere orgogliosa del suo papà, questo è sicuro. La stragrande maggioranza degli italiani gli ha voluto bene. Di certo un messaggio di conforto alla famiglia, la nostra Mara poteva pure mandarlo. Cosa ne pensate? A voi i commenti. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.